Il colle di San Severino era parte delle terre del Principato di Salerno, ultima roccaforte longobarda in Italia. La parete nord-est si eleva a precipizio sulla riva destra del fiume Mingardo che scorre verso il mare attraverso la Gola del Diavolo. In corrispondenza sulla riva sinistra si innalza il massiccio del Monte Bulgheria. Per la sua posizione strategica, i Longobardi vi edificarono una torre a base quadrata per la difesa del territorio confinante a sud con la regione dell'Italia meridionale sottoposta ancora all'impero bizantino. Questa torre fu costruita sull'estremità del colle verso il Monte Bulgheria e la Valle del Mingardo, in una posizione dalla quale era possibile controllare importanti vie di comunicazione. L'area circostante il colle di San Severino con la Valle del Mingardo, dal 1077 al 1189, è stata sottoposta alla dominazione dei Normanni. Dal 1189 al 1268 li successero gli Svevi, cui subentrarono gli Angioini fino al 1442, quindi gli Aragonesi dal 1442 al 1503 e gli Spagnoli dal 1503 al 1707. Intorno al X-XI secolo, dopo avere constatato che la sola torre non era sufficiente a controllare e difendere la valle e le vie del Mingardo, si costruì sul colle una fortezza, il Castello di San Severino. Intorno a questa fortificazione crebbe e si sviluppò l'abitato. La posizione del castello in cima all'estremità nord-ovest della sella del colle lo rendeva imprendibile dai due lati a precipizio sulla Gola del Diavolo. Gli altri lati erano protetti dall'insieme delle abitazioni del borgo, costruite in maniera tale da formare una cintura a difesa della piazza forte. Il castello, opportunamente rinforzato, rappresentò il perno della linea difensiva eretta dagli Angioini contro gli Aragonesi durante la Guerra del Vespro. Questo conflitto ebbe profonde ripercussioni sull'assetto feudale del territorio, oggi di pertinenza del comune di Centola, i cui casali Centola, Foria e San Severino confluirono nella baronia di San Severino. Nel 1291 il re Carlo II d'Angiò riassegnò la baronia a Tommaso Sanseverino dell'omonima antica e potente famiglia, ramo di Marsico. Il colle di San Severino con il suo castello costituì un caposaldo molto importante dal quale gli attacchi degli assedianti furono sempre respinti. Nel 1404 Francesco Morra divenne feudatario della baronia di San Severino e dei suoi casali, San Severino, Centola, Foria e Poderia. Questo feudo fu detenuto dai Morra sino ai primi decenni del XVI secolo. Nel 1538 il feudo che includeva le terre e il borgo di San Severino fu venduto da Girolamo Morra ad Annibale Antonini, antenato dello storico settecentesco Giuseppe, autore del famoso trattato La Lucania. Dall'atto di vendita si deduceva che all'epoca il castello fosse ancora in buone condizioni. Con il mutamento delle condizioni geopolitiche, il colle di San Severino perse la sua rilevanza strategica. Conseguentemente, il castello fu lasciato in balia di una lenta e irreversibile degradazione. Oggi del possente castello di San Severino restano solo dei ruderi, che comunque devono essere protetti e conservati, perché testimonianza della storia di un territorio. Il feudo di San Severino all'inizio del secolo XVII appartenne alla famiglia Tancredi, che nel 1628 lo vendette a Gerolamo Albertini, cui nel 1630 fu concesso il titolo di Principe di San Severino. Questa famiglia ne rimase intestataria fino all'abolizione della feudalità. Nel 1806 San Severino divenne frazione del comune di Centola. Dal secondo dopoguerra inizia la diaspora dei residenti, che in pochi anni portò al completo abbandono del borgo, che nella prima metà del Novecento contava 400 abitanti. I cittadini si trasferirono in moderne abitazioni a valle nella prossimità della stazione ferroviaria. Nasceva la nuova San Severino.